Buonasera a tutti, io sono Francesco. Sono venuto qui grazie a Sara Lazzari che mi ha portato a conoscenza di questa iniziativa. Mi ricordo, vi racconto un po' la mia storia. Io non sono entrato in quell'istituto perché la mia asma non era un'asma allergica, bensì una broncodisplasia respiratoria dovuta a una deformazione polmonare generata da un errore del DNA. Per cui io mi trovo attualmente a 35 anni con una parte della cassa toracica, scusate, collassata su se stessa che comprime metà dei polmoni. Però mi ricordo una foto in bianco e nero scattata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui mio nonno, che serviva negli Alpini, mi raccontava, era qui, aveva fatto la foto di gruppo col reggimento e c'era questo edificio in fondo. E mi raccontava come già da prima della guerra e anche dopo i bambini, i ragazzi con questi problemi venivano qua, si curavano e stavano meglio grazie all'aria pura di queste montagne. Scusate, un po' un'emozione parlare davanti a tutte queste bellissime persone che sono qua, anche in memoria di Anna che purtroppo non ce l'ha fatta. Quindi quello che voglio portare come testimonianza è questi magnifici posti e l'amore che, grazie a Misurina, grazie all'aria che si respira qua, ho riuscito ad acquisire per queste splendide montagne e per gli sport di montagna. E voglio parlare ai più piccoli, no? I ragazzi che sono qua, i bambini che sono stati nell'istituto con le crisi respiratorie che io conosco e ho conosciuto molto bene troppe volte nella vita. Il bellissimo Ventolin, lo conoscete, no? Quello spruzzetto azzurro che se non si è in tasca è impegnativo. O la mamma che ti guarda e ti dice: hai le dita cianottiche, hai le labbra scure, fai la spruzzata immediatamente prima che sia troppo tardi. Ecco, a tutti voi voglio dire una cosa: non mollate mai. Credete e andate avanti. Quando sentite i vostri compagni di classe, i vostri amici, dire: ma perché non corri? E io, cavolo, il pallone l'ho preso prima di te. Ok, bravo. E quindi è un pallone. Io sono in gioco per un'altra cosa, la mia vita. E dovete ricordare questo sempre. Adesso vorrei passare la parola a Sara. Insieme. Così gli raccontiamo un po' di esperienze alpinistiche che abbiamo fatto. Esatto, insieme. Dai, inizia Sara. Inizio io. Inizia lei. Non so, Capanna Margherita, 4000 spaccametri mi dicono. 4554. Eh sì, sono stati anni che provavo a salirci. Perché ho sempre sofferto di mal di montagna e purtroppo non lo si percepisce finché non si arriva in alta quota. E gli anni precedenti tentavo di salire, però purtroppo dovevo tornare giù. E la dottoressa Kogo, la direttrice dell'istituto, avevo chiesto informazioni anche a lei: ma è per colpa dell'asma che non posso andare così alta, che sto male? E lei mi ha detto che l'asma non c'entra niente, fa fortuna almeno una volta. E quindi ci ho creduto e ho realizzato questo sogno insieme a Nico. È stata una salita meravigliosa. Te non l'hai ancora fatta, giusto? No. Io non ho ancora fatto Capanna Margherita. Di dov'è? Dov'è? Il Monte Rosa, Punta Gnifetti. Esatto. Non ho fatto Capanna Margherita, però ho fatto altre salite. Soprattutto posso dirvi che io sono stato seguito al Gervasutto, ospedale di Udine, da due pneumologi, Vincenzo Patruno adesso e prima Antonio Peratoner, entrambi alpinisti. Addirittura mi era stato proposto 5 anni fa, però per motivi di lavoro non ho potuto, dei test in alta montagna seguiti dalla pneumologia di Udine sui ragazzi che soffrono di broncodisplasia respiratoria. E in parte dai genitori, in parte da loro, questo amore per la montagna mi ha portato ad alzare il tiro sempre di più, aiutato da allenamento,
Nutrizione, fondamentale, non dimenticatelo, costanza. E beh, insomma, io meglio che non dica cosa ho provato anni fa. Però posso dirvi che cosa ho in progetto per quest'estate, per farvi capire che non bisogna mai mollare. Avete visto quel bellissimo lupacchiotto qua in giro, no? Quello che mi ha ridotto, che se mi rotolavo probabilmente qua era uguale. Allora, quest'estate, dopo 5 anni di allenamento costanti e monitorati dalla pneumologia di Udine, proviamo a raggiungere la vetta del Monte Bianco. Proviamo vuol dire che il monte resta lì. Si prova, se non si arriva si torna giù, esatto. Perché lo scopo è tornare a casa. Ma credo che come testimonial possiamo dirvi di non mollare, non mollate mai. Io la crisi peggiore ce l'ho avuta a 2000 metri. Mi ricordo ancora, ero su con una mia amica a provare a fare una montagna, sono scoppiato per un motivo molto semplice, volevo starle dietro, lei aveva i polmoni perfetti. Sono andato fuori soglia. Sono finito a 250 battiti al minuto. Mi guardi così, insomma, la mia deformazione polmonare mi fa lavorare sotto sforzo a 180-190. Il mio limite è 191, se esco fuori, mal di testa, nausea, vomito, e comincio il classico fiatone, il classico, io lo chiamo il fischio del treno. Lo conoscete, no? Il fischio, ecco. Il trenino. Ecco, lì ho voluto scioccamente, mi sentivo bene, a un certo punto un click, uno schiocco di dita arriva. E quindi non arrendetevi per nessun motivo. Non so se Sara sarà dei nostri, ben accetta, eh. Se vuole provare, magari ci diamo forza vicenda, no? Insomma, ecco. Sì, comunque è stato un percorso lungo, durato ben 6 anni, e sì, quanto appunto detto da Francesco è verissimo. Io sono riuscita, comunque partiamo da una base, che sono riuscita a stare meglio grazie all'istituto, quindi sono riuscita a fare tutte queste, a raggiungere tutte queste cime grazie alle cure che ho ricevuto qui in istituto. Anche io, come tutti, la prima volta che mi sono avvicinata alla montagna era perché avevo bisogno di ritrovarmi. Ero stanca di dover rinunciare a vivere la mia vita e dovermi abituare ed essere dipendente da un farmaco. Quindi è quello che abbiamo provato tutti noi, il fatto di dipendere da un farmaco e non riuscire a godersi la propria vita. E pian piano mi sono avvicinata alla montagna, poi è diventata una droga, e quindi no, è una droga naturale. E e niente, insomma, e poi costanza, allenamento, tutti i weekend sono su. Poi una cosa, bravissimo, prima hai detto che sei andato fuori soglia, perché è importantissimo soprattutto imparare ad andare via con chi ci rispetta, perché noi sì, siamo diversi ma siamo speciali, alla fine dobbiamo rispettarci e dobbiamo conoscerci, e l'istituto è stato così, perché con l'istituto abbiamo potuto conoscerci e ci ha dato la possibilità veramente di capire chi siamo realmente con le nostre difficoltà, e però ci ha permesso di essere quello che siamo adesso. E quando vado in montagna, appunto, vado con i miei limiti, senza nessuno che mi porti oltre la soglia, perché sennò succede come è successo a te. Quindi esatto, quindi sempre rispettarsi in qualsiasi situazione, che sia in montagna come in un qualsiasi altro vostro sogno o vostra passione, ecco. Però se possiamo, insomma, coltiviamo anche noi le nostre passioni, perché alla fine sono quelle che ci spingono a diventare quello che siamo e a goderci la vita anche noi come delle persone normali, perché alla fine dobbiamo solamente imparare a gestire la nostra vita, ma alla fine riusciamo a fare cose che le persone normali non riescono a fare, esatto. Ecco, quindi allora siamo ancora più speciali, ecco. Assolutamente, ma infatti noi siamo normali, non siamo qua per altri motivi, però ci crediamo e ci teniamo in quello che facciamo sempre. Adesso passo la parola a Chiara e buona giornata a tutti.